si terrà dal 18 al 25 luglio prossimi al Castello Stella Caracciolo di Palagianello la terza edizione di Apulia Musical, organizzato dall'Associazione Officina del Musical, un palcoscenico per chi sogna di lavorare nel mondo del teatro musicale. Gli allievi, provenienti da tutta Italia, saranno guidati nelle lezioni di canto, danza e recitazione da artisti di levatura nazionale ed internazionale, come Elena Biolcati, vocal coach, Stefano Bontempi, coreografo, e gli insegnanti Giancarlo Capito, Silvia Di Stefano, Floriana Monici, Andrea Verzicchio. La supervisione artistica è affidata anche quest'anno al maestro Stefano Dorazio, autore di numerosi spettacoli. Il galà conclusivo sarà il 25 luglio. Siamo riusciti a mettere insieme un cast d'eccellenza tra i docenti che faranno appunto questo corso estivo che sta diventando un punto di riferimento importante sia per chi fa questo per mestiere sia che per quelli che in qualche maniera aspirano semplicemente a immaginare che la loro passione possa diventare più avanti una professione. E quindi è sicuramente una cosa molto stimolante vedere dove arrivano questi ragazzi che salgono per il primo giorno sul palcoscenico completamente spaesati e con il contatto di una settimana con quelli invece che per mestiere fanno questo imparano tutti quei piccoli rivolti che a impararli da solo gli ci vorrebbe una vita. Un appuntamento che ormai è giunto alla terza edizione, si tratta di uno stage workshop nazionale sul musical theater dove i ragazzi vengono per apprendere quelle che sono le discipline del musical. Infatti hanno un cast, un corpo docenti di fama nazionale che viene appunto qui in Puglia per insegnare a tutti questi ragazzi che hanno voglia di apprendere, e durante questa settimana i ragazzi si confrontano con queste materie ma soprattutto capiscono che cos'è l'allestimento di uno spettacolo, quindi lavorano in funzione di uno spettacolo che poi viene fatto nel gala finale dell'ultima serata. Che messaggio si può dare ai giovani che inseguono questo sogno? Sicuramente di studiare, perché ormai il musical è diventata una realtà bella presente, insomma, nel panorama dello spettacolo italiano, e il livello si alza sempre di più, quindi non ci sono più dei ballerini che si improvvisano cantanti o dei cantanti che si improvvisano ballerini, ma ci sono degli attori che cantano e ballano e sono sempre più preparati, ci sono sempre più accademie, e quindi ormai lo studio è diventato fondamentale.